sai, una cosa. C'era il tananà, siamo ritornati in radio di nuovo. Cioè, anche prima eravamo in radio, ma c'era la pubblicità, c'erano i DJ, c'erano le cose. Qua fuori c'è un po' di gente e. Non li coinvolgo mai. Saluto queste ciao, persone. Gente. Ciao gente. Facciamo un sondaggio di alzate di mano di cose. Una domanda che potresti fare al pubblico per alzata di mano, non una domanda specifica. Allora, io chiederei. Preferite i boxer o gli slip? Sulle mani per i boxer. Ok. Minchia tutti, ok. No, slip. Solo tre persone. Che non è vero, perché sì, io credo che siano molto più diffusi gli slip dei boxer. Però è più vergognoso da dire. No, però sì. Secondo me, perché la prima cosa a cui hai chiesto di alzare la mano, hanno detto questo è il momento di alzare la mano. Ok. Quindi, cioè, tipo, preferite un totalitarismo dittatoriale? Sì, alzi la mano chi lo vuole. Vedi, cavolo, tutta Sanremo è incredibile, slip, tutti hanno detto di sì. O un mondo di pace, alzi la mano chi non vuole un mondo di pace? Ah, ok, vedi, sempre gli stessi. Va bene, senti, a proposito di pace, abbiamo parlato della guerra, abbiamo parlato della pace, abbiamo parlato della musica, qual è il contrario della musica? Non il silenzio, perché anche il silenzio è importante, no? Gli stacchi sì. di silenzio tra una parte e l'altra, magari. Il contrario della musica, penso che sia... i termosifoni. Sì, a molti, beh, c'è la battuta, il contrario della melodia se lo tenga. Sì, questa certo. È classica tua, infatti immaginavo la sapessi. Inventata io. L'hai inventata te, vero? Sì. Perché tu sei del 95, la battuta sì, però... è nata nel 2001, te avevi 6 anni, sì, l'hai sì, fatta te. Sì, 2002. Tu di dove sei esattamente? Cologno Monzese, sì, dove sì, fanno sì. La TV. Dove c'è la TV, sì. Cioè, quando uno dice in diretta da Cologno Monzese, è casa mia. C'eri te. Ma pensa se ti chiedevo perché ti chiami Tananai, sarei stato molto originale, quindi non te lo chiedo, però non lo so effettivamente, ma non lo voglio sapere, me lo vedo su Google, ci saranno sicuramente le interviste in cui lo dici. E che ne pensi della conduzione di Amadeus Rispondi senza piaggeria? Cioè fai in modo che lui non ti sente. Tanto probabilmente non tanto ti sente. Non mi sente. Quindi di la verità, cosa cambieresti? Cosa gli correggeresti? No, io ho apprezzato un sacco la wave che ha avuto di... Cioè, che un paio di volte ha sbagliato i nomi. Io l'avrei continuata. Quando cioè, ha detto ogni tanto... Cosmo, Salmo... Sì, e... Salmo per Blanco, San Giovanni, così. Cioè, continuerei a ridere. Perché poi sono degli sbagli che in qualche modo sono immaginabili. È come dire, non dico Boldi, dico Pozzetto. Ok. Capito? Non è che dico, non dico Blanco, ma dico Albano. Ah, tu dici dei lapsus. Sono dei lapsus, ad esempio, non dico gli Strokes, dico gli Arctic Monkeys. Vedi che wow, diciamo gli stessi. Quindi se uno sbaglia, tipo una persona confusa che dice, che ne so, Tananai, che potrebbe dire? Qual è, non l'alter ego, ma quello che una persona sbagliando direbbe te? Io non ce l'ho adesso, ma ma a me lo chiedo, no, invece so devi me... saperlo. Devi ma non so come appaio da fuori. A me potrebbero dire Edoardo Ferrario, che è un... Ah, no, certo, magari sì. Potrebbero dire che è Romani, stessa età, così. Tananai che potrebbero dire, Gaetano, credo... Tananai è unico. Che vuoi dire? È unico. No, ragazzi, no, secondo me però c'è uno... stata, c'era un meme bellissimo, non mi ricordo, vorrei citare la fonte corretta, però che diceva Leo Gassman è un Tananai che ha proseguito gli studi. Perché te non l'hai proseguiti? No. Ma pure te, come perché, Lazza? Perché lui è più bello, più pulito. Scusa, Lazza lo capisco. Lazza. Tatuaggi in faccia, si vede che è uno che comunque non è che la scuola proprio la sua priorità. Tu mi sembri un ragazzo di buona famiglia, che comunque... Sì, perché dove l'hai mollati gli studi? No, ho fatto 2 anni di università, ho fatto l'architettura. Non hai continuato l'università? Sì. Ma qua siamo in piena bolla, io mi aspettavo di hai lasciato alle medie. Ma va. No, che hai fatto? Lo scientifico, il classico? Ho fatto scientifico. Scientifico, ok. Lavorai quindi diplomato, hai mollato dopo il secondo anno di università? Ma questo non è non proseguire gli studi, qua è voler... Ho capito, non l'ho mica fatto io il meme. Però mi ha fatto ridere. Perché quindi Leo Gassman è un Tananai che ha proseguito gli studi. Sì, ma non so se lui li ha proseguiti. Ma c'ha quanti anni ha Leo Gassman? Non lo so, quanti anni ha? 24? Io 23? Poi confondo sempre Leo Gassman 22, con 21, Vittorio 20. Vittorio è il nonno, quello non c'è più. Ok, non è, infatti quando l'ho visto in TV. Senti, Tananai, tu non c'hai, non ti mettono fretta i tuoi manager. Di solito sempre devi andare. Ah, allora stai. Allora, volevo dire una cosa. Mi ha regalato il suo CD-ROM. È un CD-ROM di cui mi stai parlando molto bene. E quindi facciamo promozione, ma non me l'ha chiesta né lui né chi lavora per lui. Si chiama, non ha il titolo, si chiama Rave Eglissi. Sì. Rave è perché adesso non si possono fare più i rave, quindi hai voluto calcare l'attualità? No. No. Ci andavi ai rave prima? Ma ne ho fatto qualcuno, sì. Tipo, raccontaci un rave. Uno in in spiaggia, tipo, ne ho fatti qualcuno, non so cosa sto guardando. Stai leggendo i testi di sì, quello che dici. C'ho il gobbo. C'è un da gobbo dentro l'Ariston. Sì.
e basta. Il rapporto con le droghe? No. Non c'è, non vero? No, non c'è. Non però c'è. Ti è capitato? Ti è capitato di conoscere persone che hanno fatto uso di droghe? Sì, però... E gli hai mai detto, gli hai mai fatto così col dito, tipo no? Oppure hai detto fate come volete? No, ha detto dai, perché lo fai, non si fa. Questo è un bel messaggio, certo. Senti che abbiamo una canzone da ascoltare adesso. Ah, GR2. Le notizie ti piacciono, le notizie? Impazzisco. Più quelle belle o quelle cattive? Quelle belle, allora speriamo di farti felice perché stanno andando in onda un sacco di notizie. Ti saluto da Nanai, vediamoci presto sti giorni. Ciao da Nanai. Ciao. GR, belle notizie.